Signora, se gli vogliamo dare una speranza, dobbiamo immediatamente metterlo a terra e iniziare a fare delle compressioni toraciche. Vi do io delle indicazioni telefoniche. Signora, vi sto dicendo, mi sto già attivando per mandarvi qualcuno, però dobbiamo subito iniziare a fare del passaggio cardiaco. Riceviamo attualmente circa 800 telefonate al giorno di soccorso. Va bene, ok. Non grazie. Abbiamo nessuna ambulanza medicalizzata in questo momento disponibile e a Castellammare ce ne sono 5 bloccate. La situazione è che purtroppo abbiamo le ambulanze bloccate fuori pronto soccorso. Quelle che abbiamo visto là. Quelle che avete visto prima. Sono pazienti sospetti Covid o Covid accertati. Non c'è posto, allora tengono l'ossigeno liquido fino a quando non si libera un posto, li teniamo noi sulla nostra barella. A meno che non si aggrava all'improvviso, quindi sempre con la nostra barella viene portato dentro, insomma. Io sono infermiera professionale, io lavoro a San Leonardo qua. Viene curato in ambulanza con respiratore, non io perché io non faccio questo tipo di lavoro. Però viene curato nell'ambulanza. Perché restano così tanto tempo là fuori? Per la mancanza di posti letto. Quello che tengo io da mezzanotte ieri sera da distante alla collega, quindi sono 18 ore già. Quando si verificano dei giorni che il numero di accessi e il numero di ambulanze che arrivano al San Leonardo è elevatissimo, è inevitabile, bisogna rendersi conto che sicuramente siamo in un periodo di sanità di guerra. Il San Leonardo, che un po' in questo momento sta facendo da pronto soccorso per tutto il comprensorio, gestisce oltre ai pazienti Covid, sicuramente c'è un carico notevolissimo, anche tutti gli altri accessi per altre patologie. Un pronto soccorso che in condizioni ordinarie dà risposta a circa 500.000 utenti. Oggi, in questo momento di emergenza sanitaria, è diventato punto di riferimento di un comprensorio ancora più ampio perché altre strutture in altri comuni sono diventati Covid hospital. Ecco perché c'è questa difficoltà nel dare un primo soccorso e si creano le file delle autoambulanze fuori dal nostro nosocomio. Se io sto ferma qua tante ore, ci sarà parte del territorio che è scoperto, ho un'ambulanza che deve essere mandata chissà da dove. Ma non è normale, non perché il paziente non sia accudito, non è normale, ripeto, soprattutto perché c'è carenza poi sul territorio dell'assistenza. Stiamo cercando di spingere sul discorso della vaccinazione perché al momento è sicuramente l'unica via d'uscita per questa situazione di emergenza. Avete il saturimetro per misurare la saturazione? Nemmeno. Allora l'unica cosa che potete fare è cercare di metterlo quanto più semiseduto possibile. Ovviamente, dottore. Che dovrebbe andare a respirare meglio, va bene? Se sta arrivando, non vi preoccupate.